E niente ragazzi, oggi volevo portare un ospite sul canale perché mi è tornato alla mente il video che abbiamo fatto quest'estate insieme a proposito di tutto quello che poteva essere la Juventus di Allegri. C'era ancora Ronaldo, Locatelli non era ufficiale. E quindi ecco qua Davo. Come stai, Davo? Tutto bene, dai, tutto a posto. Adesso abbiamo un po' l'entusiasmo che è tornato, un pochino possiamo dirlo, no? Con calma, però da tifosi un pochino l'entusiasmo sta crescendo e domenica abbiamo un appuntamento direi Importante. leggermente importante per il proseguo della nostra stagione. E sono contento che tu mi abbia chiamato perché in realtà un po' me lo aspettavo anche, visto che il tema di cui ormai tutti parlano oggi noi lo abbiamo affrontato ad agosto, quindi Io più che noi dico tu, perché sei, credo, la persona che prima di tutto è iniziato a battere su questo tasto qui, anche sul tuo video. E tra l'altro il canale di Davo lo trovate comunque qui sotto in descrizione, dove poter andare a vedere tutti i suoi video. È stato proprio una tua posizione, mi ricordo la tua domanda: ma il doppio play lo possiamo fare? Tra l'altro all'epoca si parlava anche eventualmente di Pjanic, noi abbiamo trattato Locatelli. Permettimi una esatto. battuta: questa volta davvero è arrivato Locatelli, sai che l'altra volta abbiamo detto Wijnaldum, che abbiamo detto. È arrivato per la fine. Stavolta è arrivato, mi È sembra anche un arrivato. discreto giocatore, quindi Esatto, meno male che è arrivato. esatto, E tu mi avevi fatto una domanda all'epoca, parliamo di quest'estate, ed era Arthur out, ed è una domanda che posso fare io a te invece adesso lo stesso, perché sappiamo che si sta parlando di cessione di Arthur in questi giorni. Magari il video uscirà che Arthur è già stato venduto o confermato esatto, che rimarrà. sicuro, 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 Metti alle sicuro. mani avanti. Ma guarda, io ne ho parlato anche sul mio canale un paio di giorni fa, dove dico bisogna che Allegri metta il veto sulla cessione di Arthur. Poi io purtroppo nella sfera di cristallo non so come andrà a finire. Divido un attimo l'argomento in due punti. Cioè, il primo è che da un lato mi sorprende che davvero Arthur abbia ancora questo desiderio di andare via, perché fino ad ottobre, fino magari a metà novembre, posso capire, no, da parte del giocatore il desiderio di fare qualche minutaggio in più perché obiettivamente era veramente poco utilizzato e qualche volta, a mio avviso, anche in maniera abbastanza inspiegabile. Ma già dalla fine del 2021, ragazzi, Allegri comincia ad utilizzare Arthur, tant'è che a volte addirittura Locatelli, un po' perché deve rifiatare, un po' anche per questioni tattiche, forse viene un attimo messo da parte e Arthur diventa il regista titolare. Quindi, al netto della sua pausa per la positività al Covid, poi da quando è tornato, Arthur comunque ha fatto un ottimo minutaggio, no? Tu anche stamattina in privato mi mandavi delle statistiche, comunque il minutaggio di Arthur, dopo le direi tu, sono aumentate, insomma, è aumentato a dismisura, ecco. E il secondo punto che voglio dire, invece, è che dall'altro lato mi sorprenderebbe, no? Con queste risposte da parte del giocatore, con queste risposte da parte del reparto complessivo di centrocampo e anche la risposta complessiva di squadra, che l'allenatore da una parte, che i dirigenti dall'altra dicano: ok, diamolo via, tra l'altro con una formula, cioè con questo Assurdo. prestito di 18 mesi, che per me è follia totale quello che sto sentendo, per andarsi a prendere magari un Zaccaria, che per carità sembra un prospetto molto interessante. Tra l'altro devo Verificabile. ancora vedere il tuo video, che voglio vederlo assolutamente, dove vai a approfondire il giocatore, però dico, giocatore che dopo deve ambientarsi al campionato, giocatore che non conosce i compagni, Certo. Allegri è un allenatore che ha un inserimento ipergraduale dei giocatori, quindi dico, ad oggi mi sembra, non dico impensabile, ma veramente una scelta strana da entrambe le parti, ecco. Guarda, io sono un fanboy di Arthur e lo dicevo anche quest'estate nel tuo video, ma già l'anno scorso io mi ricordo di aver sempre detto: ragazzi, abbiamo un unico giocatore a centrocampo su cui fare affidamento, che è Arthur. E tante volte le persone mi dicevano: ma dici davvero? Ma cosa stai dicendo? Ma anche adesso vedo tante persone che non sono ancora convinte di Arthur. Nel tuo video dicevo: per accontentare un po' tutti è il meno peggio. In questo momento dico che Arthur è essenziale proprio per rivitalizzare anche Locatelli, e l'abbiamo visto nell'ultima partita, quella con la Sampdoria, quella ufficiale. Te parlavi di statistiche, no? Di Arthur, l'abbiamo fatta un po' alla veloce, mi pare di capire, poi vediamo se anche i ragazzi confermano questa cosa. Da Bologna in poi, quindi sette partite, le ultime sette partite, Arthur si è fatto 330 minuti, considerando anche i supplementari di Supercoppa. Con l'Inter non ho calcolato i recuperi, questi erano i dati ufficiali che sono riuscito a prendere. Invece, prima del Bologna,
considerando solo le partite in cui era disponibile, non quelle che era infortunato e recupero dalla calcificazione, erano 15 partite e si era fatto 256 minuti. Significa che nella metà delle partite, rispetto alle prime 15, si è fatto più minuti. Quindi impiegato con costanza di Allegri. Tu stavi dicendo appunto che a volte sei seduto Locatelli, però poi arriviamo alla sfida con la Sampdoria e non solo, in cui finalmente si fa il doppio play. Finalmente il tuo doppio play, potrei finalmente dire. Finalmente a distanza di quanti sono? 5 mesi praticamente, un po' di più. A 7 mesi. Sì. Abbiamo questo doppio play. Ma guarda, io perché allora mi ero fissato e intestardito su questa idea? Perché ero ancora inebriato dalla nazionale italiana. Con lo stesso Locatelli, quindi stiamo parlando dello stesso identico giocatore, no? Sì. Allora, vedo un giocatore che nel centrocampo a tre, sul mezzo sinistro, con un giocatore magari come Giorginio di fianco, che mi fa questa alternanza, no? Tra regista basso a due e quasi trequartista, perché poi ragazzi stiamo parlando di questo, e l'altra sera Locatelli sembrava un trequartista, perché non avresti mai detto sulla carta che questo era schierato mezzo destra, perché una volta te lo sei trovato dietro la punta, una volta te lo sei trovato sulla sinistra, l'altra volta te lo sei trovato sulla destra. Allora esattamente questo che intendo, cioè poter liberare Locatelli ti dà questo tipo di vantaggio, il fatto che lui vada a spaziare proprio in quella zona di campo lì. A me ricorda un po', poi prendete quello che sto dicendo con le pinze, ma ricorda un po' il Boateng trequartista di Allegri del Milan, con caratteristiche molto diverse, perché Boateng andava a riempire lo spazio che Ibra lasciava in area venendo incontro, e questo è quello che adesso Allegri sta facendo fare a McKennie. Attenzione. Ma nel modo in cui si pone tra linee, nel modo in cui crea quell'imprevedibilità e quel senso di pericolosità, concettualmente secondo me è abbastanza analogo, no? Sono due giocatori completamente diversi, ma concettualmente Locatelli in quella posizione ti permette di fare un po' questo. Non solo ti viene a fare il doppio play, perché poi nel momento in cui devi ripartire dal basso, nel momento in cui c'è la squadra che ti viene a tirare i pantaloncini nella tua area, avere Arthur di fianco a Locatelli, viceversa, è un pochino più rassicurante che avere Bentancur e Rabiot. Io invece dirò o McKennie e Rabiot. Sì, sì, sì. O McKennie e Arthur. Altri giocatori comunque. Io invece dirò una bestemmia, lo dico dal giorno in cui è arrivato Locatelli, ho questa concezione del fatto che mi ricordi Marchisio in tante cose, ma però ci sta, no, non è mica una bestemmia, no. Non lo so, forse ad oggi lo è, però mi sembra quel classico giocatore non eccezionale in nessuna cosa, ma bravo a farle tutte. Cioè, se penso a Marchisio, penso a quel giocatore che sa fare tutto, poi magari non ha il tiro di Pogba, non ha la regia di Pirlo, non ha la cattiveria di Vidal, però ha un po' di tutto, quindi giocatore universale. Un po' di tutto, sono d'accordo. All'epoca, quando ci fu la domanda, ma il doppio play, ti dissi, guarda, secondo me, per quella che è la concezione di calcio Allegri, no, ma perché Allegri ha sempre fatto dei centrocampi a tre, vertice alto, vertice basso, assortiti in questa maniera, un uomo di regia, un uomo di inserimento, un uomo di rifinitura. E ti dissi, guarda, secondo me è più probabile Locatelli più un altro, perché il vertice alto in questo caso è Dybala, che quindi è l'uomo di rifinitura, penso che ci vada un giocatore più muscolare. Ammetto ad oggi di aver cambiato idea per un motivo, a parte il fatto che i numeri parlano chiaro, le partite parlano chiaro, ma avevo molto sottovalutato Locatelli. Perché secondo me Locatelli è giocatore universale, giocatore di regia, se gli chiede di fare regia, giocatore di inserimento, se gli chiede di fare inserimento, giocatore di rifinitura, se gli chiede di fare rifinitura. Locatelli mi sembra esattamente Morata per l'attacco. Morata, Allegri ci ha sempre detto, perché bravo Morata? Giocatore che può giocare con tutti, si adatta a seconda di quello che è il compagno. Locatelli stessa cosa, quindi che sia lui a far la regia con di fianco Bentancur che si occupa di gestire un po' le ripartenze, o che sia il giocatore al fianco di Arthur, che sia lui lo scudiero di Arthur, Locatelli a seconda di quello che c'è di fianco gioca, ma gioca sempre ad alti livelli. Cosa mi dici di questa cosa qua? Sì, no. Esatto, esattamente. Ma oltre a questo c'è sempre anche il tema dell'equilibrio, no? Sì. Che noi, ragazzi, siamo, cioè, io ho le palle piene, perché sembriamo l'unica squadra che ha questo concetto dell'equilibrio, no? In realtà credo che l'altra sera, ma anche contro la Roma poi, ci sia stata una risposta importante da questo punto di vista.
Perché tante volte, magari, anche se torno all'anno di Sarri, no? Quando si parlava del tridente di Bale, Higuain, Cristiano Ronaldo, magari qualche volta lo provavi, avevi, no? La percezione che effettivamente fossi un po' scoperto nel momento in cui andava a perdere il pallone. O l'altra sera è vero che non giocavamo contro il Real Madrid, non giocavamo contro il Bayern Monaco, non giocavamo contro il Liverpool, ma innanzitutto tu i giocatori forti contro i più forti devi far giocare, punto numero uno, cosa che noi ormai troppo spesso siamo abituati a non fare. Ma punto numero due, comunque sei sempre tu che devi far vedere la differenza che c'è con l'altra squadra, e l'altra sera Locatelli, Arthur e in quel caso c'era Rabiot, hanno dimostrato che questo comunque può coesistere, che questa coppia può coesistere. E poi c'è un altro tema su Locatelli, in base a quello che dicevi tu. Tu l'altro giorno sempre in privato con me condividevi tutte quelle statistiche con anche i nuovi giocatori, no? Che sono di fatto nel mirino della dirigenza per il mercato, sì. Dove c'erano tiri da fuori, c'era media tiri, media contrasti, media dei palloni recuperati. Che cos'è che manca alla Juventus, o meglio al centrocampo da Juventus? Io dico due cose. Il tiro da fuori, e Locatelli ce l'ha, cioè, destro e sinistro, al 100%. E non ti dico neanche l'inserimento, perché McKenny questo lo fa talmente tanto bene che ti copre anche l'altra eventuale mezzala, no? Se penso anche a Vidal Pogba, Pogba non era uno da inserimento. Quindi ti dico, anche l'inserimento, adesso che McKenny gioca con continuità, ce l'abbiamo. Ma anche Locatelli. La seconda cosa che manca è l'ultimo passaggio. Sì, la rifinitura. E Locatelli ce l'ha, la rifinitura, quello che dicevi tu. Ma allora, poi attenzione ragazzi, l'ultimo passaggio non è sempre l'assist, perché andiamo a vedere il gol che fa Kulusevski contro la Roma, cioè l'imbeccata sul movimento senza palla di Cuadrado la fa Locatelli, che è marcato in quel momento, credo, da Pellegrino, da Mkhitaryan, che ha il corpo completamente orientato verso Szczęsny, ma questo ha una qualità e una visione tale che gliela mette qui, giri perfetti sulla testa. E Locatelli è lì allora, perché c'è Arthur dietro, perché sennò Locatelli... E Locatelli è lì perché c'è Arthur dietro. Allora dico, è come dici tu, cioè la capacità di adeguarsi, ma quando uno parla il linguaggio universale del calcio, non fa fatica ad adeguarsi agli altri, anzi, sono gli altri che ringraziano di avere uno di fianco come lui, perché è semplice dialogare, tu non devi fare altro che muoverti, quasi non devi neanche chiamarla, no? Il pallone, non devi neanche chiamarlo in certi momenti. E Locatelli questo ce l'ha e ti permette di coprire queste due carenze qua. Secondo me quindi è uno step molto importante. Stavamo parlando di doppio play, di efficacia, di numeri, ma andiamo nel dettaglio, perché l'abbiamo visto in tre occasioni quest'anno. Con la Sampdoria, appunto, 75 minuti di Arthur Locatelli, abbiamo fatto 3 gol e ne abbiamo subito uno, perché poi è stato sostituito Arthur. Con la Roma, 26 minuti di Locatelli Arthur, quella follia di partita che è stata, 3 gol e ne hai subiti 0. Con l'Inter, 11 minuti in Supercoppa, perché poi è stato sostituito Locatelli per mettere dentro Bentancur e dare un po' più di copertura, 0 gol fatti, 0 gol subiti. Stiamo parlando di 112 minuti circa di doppio play, 6 gol fatti, 1 gol subito. 112 minuti, 6 gol fatti, 1 gol subito. Guarda, questi sono dati alla mano devastanti, che sicuramente avranno anche una percentuale di casualità, di randomicità. Una certa percentuale c'è, ma allo stesso tempo poi non bisogna nemmeno tralasciare il nesso causale invece. Quindi la causa-effetto. E la causa è che c'è Arthur davanti alla difesa e c'è Locatelli che è mezzala. Esageriamo? E i risultati sono questi. Esageriamo? Perché io quest'estate ti ho detto, attenzione perché doppio play, io per doppio play ti metto anche Dybala nell'equazione se il centrocampo è vertice alto. Dybala è un regista, eh? Dybala è un palleggiatore, Dybala ti fa girare la squadra. E quindi cosa ti dico? Locatelli, Arthur e Dybala, perché è triple play così. Andiamo nello specifico col triple play, che anche qua ci sono delle statistiche interessanti. Con la Sampdoria Paolo entra al 62esimo ed esce al 75esimo. Quindi 13 minuti di triplo regista, 13 solo. Arthur esce al 75esimo. Esce Arthur. Dybala entra al 62, sì, e Arthur esce al 75esimo. Esatto. Con la Roma Arthur entra al 64 e Dybala esce all'82, 18 minuti. Con l'Inter Arthur entra al 79 e Locatelli esce al 90, 11 minuti. Significa 42 minuti circa solo in stagione, solo 42 minuti circa, col triplo regista con questi tre giocatori qua a centrocampo. Neanche un tempo. Neanche un tempo di gioco. Però aprire le orecchie,
3 gol con la Roma, 1 gol con la Samp, 0 con l'Inter, 4 gol segnati, 1 gol subito. È come se in meno di un tempo con questo centrocampo finisce 4-1 il primo tempo. Una differenza rete di 3 gol. aspetta, chiudiamo il cerchio. Allegri quest'anno si è impuntato con la differenza reti. E se anni fa diceva che il campionato si vince con la difesa migliore, quest'anno ha cominciato a dire che il campionato si vince con la differenza reti migliore. Allora, ribadiamolo. Abbiamo un netto di 3 gol ogni tempo. Però ribadiamolo. Di 3 gol. Io ce lo metto la casualità per la follia di Roma, per il livello della Sampdoria. Non solo. Ci metto tutto. Però io non posso pensare che sia solo frutto del suicidio della Roma e della passività della Samp. Questo non lo posso credere. No, ma te lo do per certo. Poi. Ma infatti, voglio dire, noi ridiamo e scherziamo, ma io lo dicevo anche l'altro giorno nel mio video, io dall'altra sera comincio a mettere poi Allegri anche un attimo sotto una lente, non dico diversa, ma un pochino più critica. Perché un conto è dire, ok, noi magari non vediamo certe cose in allenamento, allora cosa ne sai? Lui probabilmente capisce che Arthur e Locatelli non possano coesistere, no? Quindi questo è il motivo per cui non giocano. Ma nel momento in cui comincia ad avere dei dati così lampanti, delle risposte così lampanti, delle prestazioni anche di squadra così convincenti, dei singoli, dei diretti interessati così convincenti, allora se lui adesso volta la testa, fa finta di niente e torniamo sui nostri passi e quindi continuiamo a preferire il Bentancur o il Rabiot di turno al fianco del nostro regista, che può essere o Locatelli o Arthur, allora dicono mi sta bene. Io qui ti entro perché gamba allora... tesa però, qua ti entro gamba tesa. Io non trovo che sia una casualità che partano Locatelli e Arthur nella partita in cui Allegri è in tribuna e dalla tribuna può vedere bene cosa succede dal campo. Quindi cercare di capire con i suoi occhi, che te l'ha detto, dalla tribuna e dalla panchina sono due cose diverse. Seconda cosa, lo sappiamo, lo conosciamo, Allegri, sappiamo, ragiona per principi, non ragiona per schemi, il che significa che si adegua tanto anche a seconda dell'avversario che c'è dall'altra parte per capire che tipo di partita deve fare la Juventus. La partita che fa la Juve in Supercoppa con l'Inter, la partita che fa la Juve l'altra sera con la Sampdoria, non sembra neanche la stessa squadra, ma sai che con una puoi usare con una no, quindi assolutamente certo che Allegri non partirà sempre con l'idea Locatelli e Arthur titolari, ma dati alla mano, dati di crescita di Arthur, adesso vediamo se c'è davvero quel veto che dicevi te, io immagino che inizierà a vederlo sempre più spesso. Poi, ma guarda, hai dato due osservazioni proprio impeccabili, inconfutabili, proprio bello anche il dettaglio del fatto che lui fosse in tribuna, perché comunque sono cose da non sottovalutare, da non dare per scontate, perché è vero, è un allenatore, pensa anche a queste cose qua. Ma infatti, a proposito di quello che dici tu, cioè bellissimo, no? Allegri ragiona per principi, non per schemi. Cosa significa, ragazzi? Traduco magari per qualcuno che è meno del mestiere e che non ha mai pensato un campo da calcio. Con Allegri non vedrete mai il 4-3-3, non so più parlare, fisso di Sarri che aveva al Napoli con Mertens prima punta, Insigne, Kjaer, con gli altri 10 giocatori della rosa che erano lì quasi per fare i portaborracci. No, non lo vedrete mai con Allegri, ma perché Allegri, quando dice che lui prepara la partita veramente pensando a quelli che possono essere gli interpreti migliori per quella partita lì, lui lo dice davvero, non lo dice soltanto per fare un piacere, per dare al contentino alla riserva di turno. Vi do una dimostrazione: Inter-Juventus abbiamo giocato 2 volte quest'anno, davanti ha sempre giocato Kulusevski mezza punta, che Kulusevski mezza punta quest'anno ha giocato solo quelle 2 volte lì. Perché? Perché mi devi andare a correre su Brozovic, cioè capite, no? Allegri è talmente tanto maniacale in queste cose qua che rinuncia a Dybala per mettere Kulusevski per andare ad annullare il loro play. Può piacere, può non piacere, qualcuno mi dirà Dybala deve sempre giocare, qualcun altro mi dirà è un atteggiamento rinunciatario, un po' passivo, un po' timoroso, perché pensi più. Io dico,
per carità, certo. Io vi ricordo l'anno scorso, però, contro l'Inter di Conte all'andata, quando ci siamo presentati a viso aperto e abbiamo detto andiamo a fare la nostra partita. Fra abbiamo visto zero palloni, ragazzi, abbiamo visto zero palloni e questa partita poteva finire 4-5-0 per loro. E cosa fa poi Pirlo al ritorno, infatti? Ok. Kulusevski appunto, esatto, esattamente, bravo. Cioè, capite, no? Quindi, quindi principi e non schemi. E quindi questo per dire cosa? Che io non mi aspetto che da domenica ci sia già questo centrocampo. Ma visto che la stagione è lunga, a differenza di quanto tanti purtroppo pensano che non ci sia più niente da giocarsi, in realtà abbiamo ancora tantissimo in ballo, allora dico magari da domenica no, forse non siamo ancora pronti a sostenere una certa logica di calcio. Ma abbiamo una Champions da giocare, abbiamo una Coppa Italia da giocare, abbiamo un quarto posto da raggiungere, ma più che quarto posto lasciami dire qualificazioni in Champions, perché questo campionato è strano. Sì, può essere quarto come ferro, secondo. Bravo, tocchiamo ferro, ma se domenica succede quel che deve succedere, ragazzi, Milan è risucchiato, infangato tanto quanto noi. Partita dopo c'è l'Inter per il Milan. Appunto. Quindi attenzione, ragazzi. Quindi io dico, abbiamo questi tre obiettivi ancora da giocarci. Allora dico, visto che maggio è lontano, di tempo per mettere in piedi questa roba c'è, ma la convinzione è che la Juve abbia trovato il suo nuovo motore in mezzo al campo e adesso lasciarlo lì a prendere della polvere. Però c'è un però in tutto ciò, No, no, scusa. Andiamo col però. Il però è che di registi, di giocatori che fanno quel gioco lì, di play da mettere a centrocampo, due ne hai, Cioè, raffreddore, Covid, infortunio, turnover, squalifica, hai già finito. Perché Bentancur non te lo fa, Rabiot non te lo fa, McKennie non lo prendo neanche più in considerazione come centrocampista, perché ormai abbiamo visto che gioca sulla tre quarti. Quindi questa è un'arma, secondo me. Allegri ancora Arthur 90 minuti gliele fatti fare solo col Malmo, fino adesso, solo in quella partita, quindi non ce l'ha in testa, ma soprattutto se dovessimo mai andare, che ne so, 2-0, 3-0 partendo Locatelli e Arthur, lo sai che il cambio uno dei due fuori dentro Bentancur te lo fa matematico, proprio per il discorso che facevamo prima. Però c'è un contro però. Vai. C'è bellissimo. Un contro però. Proprio... perché, come dici tu, non parliamo di schemi, non parliamo di cose preparate, parliamo di principi. E l'attitudine che ha Locatelli da mezzala è appunto attitudine, è natura del giocatore, non è schema, non è Caillon che mi taglia dietro il terzino e Locatelli la mette in testa, Locatelli insigne la mette in testa e il Napoli fa 50 gol così in stagione. Non è Pirlo Lichtsteiner. Bravissimo, non è Pirlo Lichtsteiner, è Locatelli che se si sente in diritto di poter spaziare nella tre quarti avversaria, lui lo fa e ci va. Ma questo non significa che poi rimane là, perché poi dopo lo vedi che corre e che rincorre il giocatore fino a quando gli strappa il pallone dai piedi. Guarda, quindi è vero quello che dici tu. È un tasto giustissimo questo che tra l'altro sto toccando ultimamente, perché lo dico proprio sinceramente, dirò una roba impopolare. Io mi sono rotto però di leggere sempre, quando guardo la Juve di Allegri è una squadra da improvvisazione. No, non è vero, è una squadra, Allegri prepara delle squadre pensanti. Lui prepara delle squadre che devono essere pronte ad adeguarsi al principio della situazione. Quello che pensano i giocatori in quel momento, poi Allegri glielo può dire, guarda che lì è sbagliato, no, gli voglio... Però i giocatori devono fare loro, secondo la loro libertà, intelligenza di calcio. Allegri li cresce sotto questo punto di vista. Che questa è la grande differenza rispetto a Conte. Conte sai che tutte le partite sono schematizzate in quel modo, c'è la palla lunga su Lukaku, c'è il taglio di Lichtsteiner, sono queste. Ma guarda che non è mica un caso, Adesso divaghiamo un attimo, ma giusto per mettere i puntini sulle... Non è mica un caso che Conte poi sceglie sempre le squadre da ricostruire. Più facile. Perché il Cristiano Ronaldo di turno, o il Messi di turno, o il Mbappé di turno, ti accetta il fatto che tu, quando la palla è dal terzino, devi comunque essere per forza uno dietro l'altro, perché sai che matematicamente il Lautaro Martinez di turno ti fa il velo e quindi la prima punta la devi ricevere a spalla alla porta e poi... Oh, ragazzi, io guardo, l'anno scorso guardavo giocare l'Inter di Conte, mi sembrava di vedere Matri Quagliarella, Pelle ed Er. Chi è che te l'ha detto queste cose? Ma matematica,
Ma due allenatori te l'hanno detto sta cosa su Ronaldo, eh? Due allenatori due, te l'hanno detto. Due. Sono? due su tre, Sarri e Pirlo. E Tudor. E anche di Tudor, recente. Bravo, è vero. Di recente. È vero, anche Tudor. Quindi è, anche Tudor. È normale. Sarri quando arriva ti dice ti organizzo la squadra nei primi 70 metri, negli ultimi 30 do libertà alla squadra, sì. Perché devo insegnare io a Cristiano Ronaldo il movimento che deve fare. No, questo ti prende parole, questo ti no, prende non, parole. Non esiste. Credo. No, non esiste. Il problema della Juve, ragazzi, l'improvvisazione della Juve è in una fase di gioco, e su questo vi do ragione, che è la fase di impostazione, dal basso, lì è pura improvvisazione, quello è il vero problema della Juve. Infatti quando le squadre vengono, sono organizzate, penso anche all'Empoli, no? Che io e te eravamo allo stadio, dall'alto aveva la percezione proprio che non riuscivamo veramente a uscire, no? Cioè, allora è lì che purtroppo c'è ancora improvvisazione, ed è per questo motivo qua che io già allora, conoscendo i miei polli, conoscendo i miei centrocampisti, dicevo perché non facciamo doppio play, e in più viene Dybala che per natura si abbassa, e così diamo un po' di qualità e mettiamo della gente che sa toccare, sa stoppare il pallone in quella benedetta zona. Ma poi quando superi la metà campo, ragazzi, tu non vai a chiedere a Chiesa di non puntare l'uomo, ma anzi, ma ragazzi, ma il calcio è fondato sull'uno contro uno. Il calcio si basa sul duello individuale. Se non hai gente che ti crea la superiorità numerica, come fai a far gol? Tra l'altro, con l'Empoli, la grande differenza tra Empoli e Sampdoria, dato che hai parlato di improvvisazione nell'impostazione, con la Sampdoria vediamo Locatelli e Arthur, due cervelli, due piedi sopra fini con cervelli. Con l'Empoli hai Danilo davanti alla difesa, con Bentancur da una parte, Rabiot dall'altra, e McKennie trequartista. Io penso che cambi un attimino la qualità dell'impostazione tra le due cose. Lì Arthur ce l'avevi fuori, Locatelli era arrivato da due giorni, non potevi fare altrimenti, lì non potevi fare altrimenti. Però quanto cambia? Lo stesso allenatore, stessa squadra, stessa idea, stessa voglia, stesso concetto. È madre natura, è madre natura, è madre natura. Ragazzi, Guardiola, il famoso Barcellona di Guardiola nasce con Xavi, Iniesta, Sergio Busquets. Cioè, gente che il pallone, cioè, parla questa gente qua al pallone, non è che lo tocca, gli parla al pallone. Ok, noi purtroppo abbiamo due centrocampisti che sono Bentancur e Rabiot, che sono le due mezzali che hanno giocato di più negli ultimi anni, che il pallone te lo stoppano a un metro e mezzo. Cioè, ma tu lo vedi proprio nel linguaggio del corpo, Bentancur si nasconde. Ma posso anche capirlo, perché cioè, lo stesso Matuidi, ragazzi, okay, perché dopo sembra che magari ho il pregiudizio, no, sul giocatore e mi stia antipatico. Parliamo di uno che non è più alla Juve. Matuidi sapeva benissimo quello che doveva fare. E non era sicuramente andare a sostegno del palleggio. Lui si buttava nello spazio, chiedeva il pallone alto, andava a scancherare, magari pensava, prendeva qualche c'è fallo, ci pensava, andava sulle seconde e per il resto c'erano gli altri due. Allora, con i giocatori che tu hai adesso, è normale parlare di improvvisazione. Hai Rabiot e Bentancur che si nascondono. Ma giustamente, quando è che loro non si nascondono e che vengono fuori? Anche per tornare a quelle statistiche, che quel confronto con Zaccaria che portavi tu, no, in privato su WhatsApp, a livello di media... contrasti vinti e poi recuperati, Bentancur e Rabiot sono tra i migliori, rispetto anche ai giocatori che andiamo ad acquistare, sono tra i migliori a livello di media. E il resto? Allora, lì loro vengono fuori. Allora, lì loro vengono fuori, no? Io, tra l'altro, sono stato criticato su Instagram per il 5 che ho dato a Bentancur. Io ti ho dissato, tu mi hai dissato che sicuramente lì sono stato severo, ma l'ho fatto a mo' di provocazione. Nel commento c'era anche scritto... perché lui avrà recuperato anche 10 palloni, ma ne ha persi 7 nel momento in cui era sotto pressione, e gli altri 3 magari li ha giocati a mezzo metro. Allora vi dico, ok, se per voi lo standard di paragone è Bentancur, vi posso anche dare un 6-6,5, ma se devo pensare alla mezzala della Juve, una partita come quella è da 5,5. Io qua c'è chiaro, no, qua, il concetto. Certo. Io ti chiudo con un paradosso, che nell'anno di Pirlo, uno dei migliori registi centrocampisti che sia mai stato nella storia del calcio, tu il centrocampo che avevi era Bentancur, Rabiot, Ramsey, Arthur, McKennie. L'uomo che ha basato la carriera
sulla No, zona nevralgica del cane. a pensarci, sì, Poi è un ovvio, guarda la paradosso. mano davanti. Un paradosso. È un paradosso incredibile, però qua torniamo al video che Sì, avevamo fatto che ti dicevo, vale di più Pirlo e Ronaldo o vale di più Allegri e Locatelli? Io ancora quella risposta non te la so dare, perché all'epoca non fui in grado di darti la risposta, te la darò a fine stagione osservando i fatti a questo punto, però quello è un no, paradosso. quello è un bel paradosso. No, comunque è questo, cioè i concetti sono questi qua, nel senso abbiamo secondo me trovato una risposta e una chiave di volta che non ti porta ad essere la squadra più forte del pianeta, che non ti porta ad essere la squadra campione d'Europa di quest'anno o campione d'Italia quest'anno, ok? Ma sicuramente vai a limare dei difetti e dei problemi di cui si parla veramente da diverso tempo, no? E quindi per questo dico anche, d'ora in avanti mi aspetto anche da Allegri una flessibilità diversa e un'apertura diversa magari anche al cambiamento, ma perché poi lui stesso, no? Con la famosa intervista dice, io feci il 4-2-3-1 la stagione di Cardiff perché vedevo la squadra che, non so, aveva bisogno di aria fresca, no? Dice lui. Allora ho detto, per me quel modulo lì è stato come spalancare le finestre e far entrare aria Aria. nuova, aria. Aria. Ma anche lì, ragazzi, attenzione, cioè, attenzione, anche in quella Juventus lì non era la Juventus del palleggio, non era la Juventus del tiki-taka. Cioè lì, quando la Juventus aveva in difficoltà, si alzava il pallone a Mandzukic, ragazzi, che su 10 palloni te ne metteva giù 11, cioè quasi ti creava dei palloni in più rispetto a quelli che riceveva. La maggior parte, cioè la logica di gioco era quella, no? Tu dicevi, ok, abbiamo Cuadrado, Dani Alves, Dybala, Pjanic. Qua il pallone lo sappiamo trattare, no? Parliamo la stessa lingua, ma nel momento in cui andiamo in difficoltà, lo alziamo sto benedetto Che pallone. oggi lo sta E facendo lui, McKennie. che Oggi è oggi sta McKennie. facendo McKennie, che oggi sta facendo McKennie, e non lo sta facendo male, ed è giusto insistere anche su questa idea. Tant'è che io, se ti ricordi, sempre in quel video là che abbiamo fatto quest'estate, mettevo McKennie nei tre di centrocampo e dicevo, McKennie deve andare là però, non deve venire in mezzo, deve Perché andare là ci siamo perché... detti all'epoca che c'era Ronaldo e non Morata, e comunque questo vale anche con Morata. Se devi alzare la palla, su chi la alzi? Non la alzi su Ronaldo, non la alzi su Dybala. Adesso ancora meno, perché comunque anche Morata non è un giocatore aereo, no? Non è un giocatore aereo. E quindi dico, McKennie deve andare là, perché tanto poi c'è Dybala che di natura si abbassa, vuole fare il terzo regista, e allora benissimo, aumentiamo la qualità qua in mezzo. E lassù abbiamo la soluzione aerea, che non fa mai schifo, anzi, fa sempre molto bene. Bene, io direi che abbiamo toccato una marea di temi con questo video. È venuta una mezz'ora di chiacchierata, penso che sia sufficiente qui perché andremo avanti per ore probabilmente ad affrontare Come questo tema. sempre, ci diciamo sempre, oggi stiamo corti, facciamo un quarto d'ora di chiacchierata, pur Però te sempre, l'avevo detto, sforiamo la mezz'ora, te l'avevo sforiamo la detto, mezz'ora. se lo spezziamo in due video viene un quarto d'ora a Un testa. quarto d'ora preciso. Quello è stato preciso, abbiamo toccato tutti i punti. Termino Esatto. dicendo che sul tuo canale stai per portare comunque un'analisi tattica dettagliata proprio su questo tema e quindi invito i ragazzi se vogliono vedere un altro contenuto In cui proprio. ovviamente sarai coinvolto. Sarò coinvolto emotivamente. Con opinioni e pareri a riguardo, perché comunque è giusto che ci sia anche la controparte, no? Quindi anche Volentieri. una prospettiva diversa. Quindi Allora ci ci vediamo di vediamo là. sul tuo canale. Ci vediamo di là. Esatto. Va bene. Grazie a tutti i ragazzi per essere stati qua e ci Grazie vediamo. a voi, grazie Luca per Ciao. l'invito. Ma va là, grazie a te per la presenza.